Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sapevo che prima o poi mi sarei messo davanti alla videocamera in queste condizioni. Allora, se le altre volte ero proprio senza trucco, adesso proprio, proprio niente di niente di niente. Quindi, mentre prima non avevo niente, magari avevo un po' di mascara, oggi proprio niente. Io sto patendo il caldo, ragazzi, in una maniera impressionante. Sto veramente invocando la neve, come ho pubblicato anche su una cosa stupida che ho messo appunto su Instagram. Dio come amo l'autunno, Dio come amo l'inverno. E non sono una di quelle che si lamenta del freddo quando c'è davvero freddo, io proprio lo amo. Infatti, ieri sera sono uscita, ho fatto una serata aperitivo dove ho guardato questo risultato dei capelli. Vabbè, insomma, oggi non mi sogno minimamente di truccarmi e vi dico la verità, dopo questo video, secondo me ne vado a fare pure un pisolino, una pennichella, una siesta pomeridiana. Sono le 3 di pomeriggio. E quasi quasi, voglio dire. Anche perché poi ieri sera mi ha pigliato un mal di pancia, ma il caldo mi fa di quelle reazioni che oggi veramente sono tutta sconquassata. Comunque, direte voi, Gabri, mi hai acceso la videocamera per raccontarci i cacchi tuoi? Anche perché, insomma, voglio dire, nella nostra community ci facciamo un po' tutti i cacchi degli altri, quindi fatevi un po' di cacchi miei. Allora, comunque sia, nonostante i postumi del mal di pancia, l'umore è sempre alto. Però stamattina sono andata a fare un giretto con una mia amica in Slovenia, visto che appunto doveva fare benzina e comprare le sigarette, cosa che appunto conviene fare oltre il confine, che è a pochissimi chilometri da qua. E allora, girovagando, visto che da quelle parti c'era questo negozietto qua, le ho detto: ma perché non andiamo a fare una capatina? Così mi coccolo anche un po'. E così, trac, siamo andate al DM. Per le indigene del luogo di Trieste, sono andata al DM di Sezzana, se si dice così. Ora non lo so perché non sono pratica della lingua. Voi sapete che noi confiniamo con Est, sempre quello vi sto dicendo io. Allora, sono state le cazzate, però concedetemelo. E ho acquistato qualcosa, quindi ho detto: aspetta, va, facciamo un videuzzo, così approfitto per salutare le ragazze, anche se sono in questi stati pietosi qua, e vi faccio vedere le quattro cosine che ho acquistato, giusto 4-4. Allora, ed è il quinto allora che io dico, così girovagando, quando ormai ero quasi verso l'uscita, proprio ho detto: babbo, io era più dato per portare lei perché non era mai stata in uno di questi negozi in cui non conosceva nemmeno l'esistenza. Ho detto: bah, non c'è niente che mi intrippa. Fino a che arrivo in una zona quasi nascosta, sperduta del negozio, e vedo dei pennelli low cost di questo marchio qua, che è un marchio interno del DM e si chiama Ebelin. Ci sono Balnea, il verde, Ebelin, Balnea o Balnea, non lo so, e sono dei brand interni venduti dal DM. E ho visto che c'erano dei pennelli low cost e mi sono venduti appunto in queste bustine di plastica con la cernierina, che non so quanto durerà, e ne ho presi ben tre. E voilà! E mi sembravano, non li ho potuti toccare perché la bustina non si apriva, quindi proprio alla cieca, così in fiducia, mi sembravano abbastanza morbidini. Non so, voi sapete, è difficile vedere una cosa senza toccarla e dire: mi sembra morbida. Così vai proprio così a spanne. Però ho detto: boh, per il costo che hanno, visto che non compro pennelli da almeno 2 anni, penso, un anno e mezzo tutto, e sto un po' capendo che cos'è che mi piace e non mi piace nei pennelli, ho detto: vabbè. E appunto sono questi tre qua, ve li faccio vedere nello specifico. Allora, il primo è questo. Allora, come vedete, hanno il manico nero, c'è scritto Evelyn. Mi sembra anche piuttosto resistente, poi staremo a vedere al lavaggio come si comporta. Ed è questo qui, questa sezione piatta che mi ricorda un po' quelli di VJ con Wacom che sto vedendo in vendita ultimamente. Ma il prezzo è decisamente diverso, tant'è che questo pennello qua l'ho pagato 3,95 euro. Quindi senza spedizione, lì di un marchio che comunque non potevo provare in Italia, perché no, mi sono detta, e io non ho assolutamente nessun pennello di questo tipo. Questo pennello qui, loro lo definiscono make up più concealer pincel, quindi pennello per make up e concealer e correttore. Ho scritto praticamente tutto in tedesco e con un'etichetta slovena, però insomma non, io
Io sono ignorante in merito, quindi non so dirvi, penso che siano, non so, so dirvi se siano, non sono pennelli naturali, penso che siano pennelli sintetici, comunque io non mi intendo assolutamente di queste cose. Comunque, è lui, e vi saprò dire, questo è un video haul, quindi li ho appena comprati, li ho comprati un paio di ore fa, quindi non vi posso certo dire niente. Il secondo pennello è sempre a sezione, quindi tonda, solo che è tagliato così, obliquo, anche questo nero, scritta manichetto nero, scritta Evelyn, ed è di questa dimensione qua, quindi è piccolino, potrebbe essere interessante per il correttore, per l'ombretto, ora io non lo so, non lo so, questo l'ho preso proprio per curiosità, mentre l'altro mi piaceva, questo non ho idea. E loro cosa dicono di questo qua? Shreg, Lint Schatten Pinsel Shreg. Ora io non so cosa voglia dire Shreg in tedesco, comunque viene definito così. Quindi se andate al DM, a parte che lo riconoscete, se avete qualche DM o vi capita di viaggiare o anche voi abitate da queste parti, e questo l'ho pagato 2,95€, quindi anche questo prezzo irrisorio, anche questo pare essere morbidissimo, non punge, quindi ottima cosa. Quello che mi piaceva di più, perché sto capendo che mi piacciono un sacco questi pennelli qua, a lingua di gatto, e questo viene definito da loro Lindschatten un concealer pinzel, e quindi per ombretto e per concealer. Lindschatten in tedesco è ombretto e concealer appunto è correttore. E anche questo ha il prezzo di 2,95€, morbidissimo anche questo, solito manico nero, questa è la grandezza. Quindi ha il suo perché. Ecco, io sto capendo che questo è forse il pennello che più fa il caso mio, sia per stendere l'ombretto che per stendere il correttore. Dopo 3 anni che utilizzo i pennelli, sto capendo che questi sono quelli che a me piacciono di più. E questi pennelli. Poi appena appena affianco i pennelli, ho trovato, eccola qui, la spugnettina in silicone, il grattino. Vediamo se riesco a... Scusa, farò una cosa molto infelice, però così che dovevo fare. No, sta finendo la batteria. Allora, stop e rinizio. Anzi, continuo. Rieccice. Che cosa sta succedendo qua? Ok. Scusa, stavo sentendo rumori inconsueti dal mio cellulare. Ed è questa qui. Quella famosissima che abbiamo visto un po' in tutti i video, chi la compra da Sephora, chi se la fa arrivare online, eccetera. Io l'ho vista, non mi era mai balenata l'idea per il cervello di acquistare un cosetto di questo tipo, ma me lo sono trovato lì e per 1,75€ ho detto, è sempre del marchio Ebeling e viene Gesichtspeeling Massage Pad, e quindi si capisce per il peeling e per il massaggio del viso. Appunto 1,75€, spugnetta in silicone, puzza, e la proverò appunto col detergente. E ho preso anche questa. Poi, mentre mi stavo dirigendo verso la cassa, ho detto qui gli acquisti sono finiti, sono capitata davanti a un espositore. E dato che lavandomi i capelli molto più spesso perché vado al mare, eccetera, eccetera, si suda di più, e quindi il mio amatissimo shampoo Yes to Cucumber sta piano piano diminuendo e voglio che duri, perché so che quel boccione da 500 ml dura un'infinità, avevo già in testa, avevo già in mente di acquistare un sostituto, perlomeno per intervallare, per non andare a sprecarlo, per andare a utilizzarlo, finirlo troppo velocemente. E voi sapete la mia... il mio non andare d'accordo, chiamiamolo così, con i prodotti della Garnier Ultra Dolce, però ho visto questi qua, mi hanno ispirato non so per quale cavolo di motivo e li ho comprati, anche perché vedete al DM si chiamano Ultra Du, quindi Ultra Dolce. Non li ho mai visti in Italia, o può essere che non li abbia mai notati io, perché voi sapete che all'estero appunto ci sono delle linee particolari. Questa linea qua, Heritage o Heritage de Provence, Heritage de Provence, io non l'ho mai vista, c'erano 3 profumazioni, io ho preso questo per i capelli normali all'olio d'oliva, olive tree, ma non è l'olio, all'estratto mi sembra delle foglie dell'olivo e all'olio essenziale di rosmarino. Ha un profumo
molto carino, molto fresco per l'estate, senza parabeni, senza silicone. Questo è l'Inci, il prezzo è di 2,30 euro, quindi si è fatto anche pagare un po', però non lo so, così a fiducia mi ha ispirato, e già che c'ero, cosa che non faccio io mai, non compro assolutamente mai balsamo e shampoo assieme o comunque in abbinata, però sto giro l'ho fatto che mi trovavo là, ho preso anche il balsamo, eccolo qua. Fatemi sapere se questa è una linea che si trova anche in Italia, io mica l'avevo mai, mai notata, e vi faccio vedere l'Inci. Anche il balsamo l'ho pagato 2,30 euro, 200 ml. Basta, questo, ragazzi, mi sto sciogliendo, questo appunto è l'ol, come cacchio sto parlando, il caldo mi sta atrofizzando labbra, bocca, cioè oltre che quei quattro neuroni che vagano qua dentro, un 4 mi sono anche sopravvalutata, e basta, è stato un pretesto più che altro per salutarvi e per farmi vedere in queste condizioni, vabbè non me ne frega niente, ormai ho acceso la videocamera e via, e basta, mi sono probabilmente mozzata la testa per quasi tutto il video, ma voi sapete che insomma in questo canale trovate tutto un po' alla buona. Vi mando un bacio, vi ricordo appunto che se volete vedere quattro cacchiate che pubblico su Instagram, c'è sto, basta che cercate The Gabri Shop. A presto, ciao!